Ciao a tutti, oggi proviamo un esperimento scientifico. Sia chiaro, non ho inventato nulla, eh. L'altro giorno mi sono imbattuto in un bellissimo video del Portale del Verde, che è un canale tutto italiano molto ben fatto, anzi se volete andarlo a vedere ve lo consiglio. E lui ha fatto una prova con due piante di fragole, su una ha interrato un uovo, sull'altra no. I risultati alla fine del secondo video, sono stati a dir poco incredibili. Io volevo provare lo stesso identico esperimento, però con due piante di pomodoro identiche. Io ne ho da buttare i pomodori, ma le ho volute acquistare uguali dallo stesso produttore, così da minimizzare gli errori. Le due piante di melanzane innestate, anche queste, quest'anno sono le mie prime, quindi proviamo da zero. Ho due coppie di vasi uguali, con la stessa quantità di terra, lo stesso identico terriccio. In uno metterò l'uovo al fondo, nell'altro no. Poi segnerò i due vasi, quello con l'uovo e quello senza, e non darò altro concime, ma la stessa quantità di acqua nello stesso istante. Quindi vedremo col passare del tempo, nel giro di 2-3 mesi, la differenza se c'è tra uno e l'altro. I pomodori soprattutto dovrebbero beneficiare moltissimo del calcio delle uova, perché ne hanno bisogno. Ma voglio vedere cosa succede. Cominciamo col primo, qui metteremo il pomodoro. Facciamo un buchetto al fondo, lasciando un paio di centimetri di terra. Interriamo un uovo, normalissimo, questo l'ho raccolto stamattina. Non lo rompo. Un po' di terra, questo è un cuore di bue, dopo metterò altra terra e una canna di sostegno, anzi questa la metto subito, lontano dall'uovo se non lo rompo, così. Scusate, ho aggiustato la telecamera, adesso lo leggo. Già che ci sono, faccio la prima potatura dei getti ascellari, la sfeminellatura, tolgo e metto in fondo le cose che vi ho già detto anche nell'altro video, così. Aggiungo un po' di terra, ogni vaso lascerò ovviamente soltanto una pianta, voilà. Per contrassegnarla il fatto che abbiamo messo il pomodoro, ci mettiamo una cannetta. Bene, facciamo l'altra. Possiamo avvicinare un po' di più con la canna, che non diamo fastidio a nessuno. E qui ovviamente non mettiamo nulla, nessun bastoncino né niente.
dopo innaffierò. Stesso discorso, la melanzana. In fondo mettiamo l'uovo, l'ovetto di stamattina. Sono molto collicato, che occupa meno spazio. Perfetto, mettiamo il suo bel segno, la canna, lontano, mettiamo sul bordo, oggi è il 2 di giugno, giusto per avere una data di riferimento e vedere poi gli effetti a distanza di tempo. In un altro video poi parleremo della potatura della melanzana. Mentre in questo non mettiamo nulla, ovviamente. L'uovo lo si può utilizzare in molteplici forme, intero, spaccato, a pezzi, però adesso facciamo questa prova qui, poi vedremo in un altro video i vari usi dell'uovo. Adesso l'accetto. Ecco, l'uovo l'ho soltanto adagiato al fondo, non l'ho rotto. Se tutto va come deve andare, vedremo una differenza netta dei frutti tra una pianta e l'altra, quando poi aggiungeranno a maturazione i frutti, quindi ci vorranno da oggi almeno un paio di mesi, se tutto va bene. Ci aggiorniamo mano a mano, io periodicamente farò delle foto, poi le aggiungerò a questo video, dirò la data in cui le farò, e poi alla fine, quando sarà il momento, vedremo la differenza con la fine del video tra uno e l'altro. Quindi è un video abbastanza lungo per me da fare. Se avete pazienza di arrivare alla fine, vediamo poi il risultato tra una pianta e l'altra. Ci vediamo tra qualche settimana. Oggi è il 6 giugno, sono passati 4 giorni. L'unica differenza che vedete è che ho fatto una piccola pacciamatura del mio cippato, circa 2 cm, così da non dover innaffiare ogni giorno. Allora, l'ultima volta che ho innaffiato è stato il giorno 3. Adesso, come dicevo, siamo al 6, il terreno è ancora tutto bagnato, quindi va bene così. Tra 3 giorni vediamo come lo stato del terreno, eventualmente innaffiamo ancora. E poi vi dico, vi scrivo in sovraimpressione la quantità di acqua che metto per ogni pianta. Oggi è il 9 giugno, innaffio le piante con mezzo litro di acqua ogni 3 giorni, l'ho misurata, quindi è abbastanza preciso come dato. Prima differenza, un po' ambigua come cosa, perché mi avvicino sui pomodori.
Questa è quella senza uovo e c'ha i fiori. Questa è quella con l'uovo e ha già due pomodori. Non so se li vedete, eccoli qua. Invece per le melanzane è il contrario. Quella con l'uovo ha i fiori. Quella senza uovo ha già una melanzana. E qui. Probabilmente recupererà poi in seguito. Teniamo monitorato, ogni 3-4 giorni faccio il video e ve lo aggiungo qui al filmato finale. Intanto ho un ospite, eccola lì. Torniamo alle nostre colture, ci rivediamo tra qualche giorno. Oggi è il 20 giugno, vediamo i primi progressi. Su pomodori la differenza comincia a essere notevole, mi avvicino e vi faccio vedere. Ok, allora, qui abbiamo quello col bastoncino che è quello con l'uovo, con i primi due pomodori già belli formati, mentre di là abbiamo quello senza uovo e ha solo un pomodoro dietro. Mi avvicino e vi faccio vedere. Vedete, a destra abbiamo due pomodori, qui ne abbiamo soltanto uno dietro piccolino. Entrambe le piante stanno bene, ecco il pomodoro è qui. Entrambe le piante stanno bene, a una prima occhiata è più rigogliosa quella senza l'uovo, però quella con l'uovo ha due frutti, mentre l'altra ne ha una soltanto. Passiamo invece alle melanzane. Quello senza uovo ha una bellissima melanzana, più grande di quella con l'uovo, però l'apparato fogliare di quella con l'uovo e i fiori sono più grandi in quella che abbiamo trattato con l'uovo. Notate la foglia, guardate questa foglia qui, che grossa che è rispetto alle altre, e anche come numero di fiori quella con l'uovo è superiore. Bene, ci rivediamo fra qualche giorno e facciamo il punto della situazione. Siamo al 4 di luglio e purtroppo dobbiamo alzare le mani, dobbiamo accettare una sconfitta. Uno dei due pomodori, quello che ho trattato con l'uovo, se vi ricordate sin dall'inizio vi dissi che cresceva di meno dell'altra pianta, pur avendo fatto due frutti contro uno della pianta sinistra. Mi ha dato problemi nei giorni scorsi, è iniziato ad appassire, e se vedete ho rincalzato un po' la terra, a tutte e quattro ho messo 250 cc di concime liquido, quello ricavato dallo stallatico, se avete visto l'altro video, e ho tolto i pomodorini per dare più forza alla pianta, ma purtroppo niente, è malata. Mi sono consultato anche con qualche contadino qui intorno che ha più esperienza di me, gli ho spiegato che sin dall'inizio la pianta aveva problemi, non cresceva come l'altra, quindi probabilmente è proprio un problema della pianta. Escluderei il trattamento che gli ho fatto con l'uovo, perché se voi guardate la pianta centrale di melanzana, lo zoom, invece questa trattata con l'uovo è bellissima. Ha detto anche il contadino con cui mi sono consultato, ha foglie più grandi, è più bella, più vigorosa, molto bella. Comunque, sospenderei per quest'anno il resoconto sui pomodori, lo ripeterò l'anno prossimo, e mi concentrerei invece da ora in poi soltanto sulle melanzane. La pianta di sinistra, come vedete, è molto bella, ha delle foglie vigorose, quella gialla, la prima più vecchia, quella in basso la toglierò, ma è enorme. Ha prodotto una melanzana
che sta crescendo a vista d'occhio, quella di destra invece, la melanzana era più avanti, era partita prima e l'ho tolta. Quindi adesso toglierò anche la melanzana della pianta di sinistra. La pianta di sinistra, quella con l'uovo, vi ricordo, ha più fiori e non mostra nessun tipo di... non mostra nessun tipo di malattia. Sono molto contento, adesso finisco di potarle e ci rivediamo fra qualche giorno. Ed eccoci giunti all'ultima parte del video. Oggi è il 12 di agosto, ho aspettato un po', forse anche un po' troppo, che si stabilizzassero le cose. Volevo vedere fino a che punto poteva arrivare effettivamente il boost dell'uovo rispetto all'acqua o concimi normali. Piccola premessa, nel frattempo ho dato a tutte e tre, ricordo che la quarta, il pomodoro, quello con l'uovo, nel frattempo è morto, non per colpa dell'uovo sicuramente, quindi lascio in sospeso il giudizio sui pomodori, lo rifarò l'anno prossimo. Dicevo, ho dato a tutte e quattro le piante la stessa quantità di concimi di liquido da stallatico, la stessa quantità di acqua, nello stesso momento, nello stesso periodo. Quello che posso vedere è che il boost che c'è stato, cioè la botta di energia che c'è stata all'inizio sulle piante che ho trattato con l'uovo è stato evidente. Se ricordate, le prime foglie erano molto più grandi rispetto alle altre. Io adesso parlo delle melanzane, quindi questa era quella con l'uovo e questa no. Col tempo però le cose si sono abbastanza equiparate, quindi alla fine questa di destra, che è quella senza uovo, ha raggiunto e superato addirittura quella di sinistra. Ora, io qualche frutto l'ho già raccolto, se vedete, questo invece è di questa qui, a parte queste che sono ormai andate, ma dovevo raccoglierle prima. Forse è il momento di trarre le conclusioni, almeno per quanto riguarda le melanzane. Secondo me ha un buon effetto l'uovo all'inizio, poi col tempo, come dicevo prima, le cose vanno ad appararsi e poi la differenza la fa il terreno, il concime, la qualità della pianta e quant'altro. Quindi lascio in sospeso anche questo giudizio, l'anno prossimo vorrei riprovarlo con altre piante. Non è da rigettare come idea, potrebbe essere una buona idea per dare qualcosa in più all'inizio della parte vegetativa, ma poi ecco, non ci si deve aspettare miracoli, secondo me. Poi magari mi sbaglio. Se voi avete altre esperienze, se me le volete scrivere, vi ringrazio. Allora, per quest'anno è tutto, per questo esperimento. Come vi dicevo, l'anno prossimo riproverò sui pomodori soprattutto. È stato un video articolato, non ci sono voluti più di 2 mesi e mezzo per finirlo tutto. Ecco, se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile o curioso, se volete condividerlo, ve ne sono grato. Vi auguro una buona giornata e al prossimo video.